Ecco, buongiorno a tutti, cari follower. Io vorrei, prego, spero che ci sia qualche rappresentante di qualche sindacato che vuole dar retta. Perché purtroppo nel nostro ambito, nell'autotrasporto, ci sono alcune cose che sono le morti bianche. Faccio alcuni esempi, anzi, perdonatemi, sarà un video un po' lungo, sarà un video un po' lungo, vi prego di avere la pazienza di vedere. Faccio alcuni esempi, un pizzicagnolo mentre sta tagliando la pancetta che scappa al coltello, si taglia le vene al polso. Sta solo in pizzicheria, muore di sanguare, morte bianca sopra il pizzicato. Adesso sono alla ribalta i nostri grandi agricoli, io rispetto enormemente gli agricoli, che si omaggio e ringrazio loro, grazie ai miei colleghi come me, che spediamo le merci. Sta arando il suo prato, il suo campo, sta dando il diserbante, sta dando l'acqua ramata alle vigne, e si appoggia al trattore, lui rimane sotto e muore. È un incidente, quindi è un incidente. Morte bianca sul lavoro. Scaffalista del supermercato Pizze Fighe Company sta lì mettendo a posto le cose sullo scaffale, gli casca una bottiglia d'olio che è stata messa male o con le vibrazioni cade, lo prende in testa e muore, quella morte bianca sul lavoro perché stanno facendo il suo lavoro, un caso fortuito, e sono morti. Il cantiere, quello sta lì scaricando, gli scarica 300 quintali di breccia addosso, di morte sepolto, tutti quanti morte bianca sul lavoro. E il presidente Mattarella, la premier Meloni, tutti quanti, basta, 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 troppe morti bianche in Italia. E voi dite, e mo che c'entra questo? Eccoci, mo adesso torniamo al dunque. Io scendo dal camion, metto un piede male, cado, picchio la testa e muoio. Può essere che mi danno morte bianca sul lavoro. Non è detto, eh? Non è detto. Se mentre sto scaricando, un bancale addosso, mi schiaccio e muoio, poi è morte bianca. Ma io non scarico, perché c'è la vasca, fa tutto lei. Fa tutto lei. Potrebbe essere morte bianca nel mio caso, se mentre sto scaricando mi metto in una zona che non sono a bolla e rischio di impattarmi. Infatti io, vedete, ho sempre la mia bolla qua presso. Ogni qualvolta vado a uno scarico che non conosco, la metto sul cruscotto e se non sto precisa a bolla io non scarico, perché la vita la rischio io, non loro. E quella potrebbe darti, mentre stava scaricando il suo camion, la vasca, si è capottato e dato morte bianca sul lavoro. Cose che ne succedono una su 100.000. Una su 100.000. Arriviamo al dunque. Il mio lavoro è fare l'autista, l'autotrasportatore dipendente, chiamo il camionista, il giacambello, il giacambolante, come lo potete chiamare voi. Zingaro della strada, zingaro del mondo. Sì, io faccio. Chiamo le macchine
arrivato il ferro, che stava là, un incidente. E rimango invalido, minato, infortunio, sul lavoro. Incidente stradale. Ma se io faccio un incidente, lo stesso incidente, e invece di rimanere invalido, muoio, morte bianca sul lavoro. No! Perché tu sei morto per incidente stradale. Sto facendo questo video in merito al collega che purtroppo venerdì credo sulle 45 del Gredo è zompato di sotto da 40 metri e i soccorsi prima di trovarlo hanno dovuto lavorare un'ora e mezza, due ore e mezzo alle macerie del camion per trovare la salma, il corpo, esamine di Damiano dell'autista, 53 anni, un coetaneo mio, io ne ho 56 da due mesi e per cui ecco perché faccio questo video. Nella provincia di Roma, io abito vicino a Roma, stesso lavoro. E purtroppo, dico purtroppo, per la legislatura, per le leggi in Italia, per lavoro fa l'autista, il camionista, credo pure il rappresentante, non lo so, l'autista di linea fissa con quei bus, ma loro sono molto più protetti, loro hanno i sindacati, loro hanno i veri sindacati che non si vendono al potere, qualche cosa loro li ottengono molto più di noi. Che purtroppo pace all'anima sua, 53 anni, sarà classificato morto causa di incidente stradale, perché la causa della morte è stata l'incidente stradale. Anzi, dirò di più, e alla famiglia della vittima, la moglie e i figli, gli verrà fatto un verbale, come hanno fatto a me quando mi sono cappottato 5-6 anni fa, perché avendo il CQC dovevo evitare il cappottamento del mezzo. E sicuramente, avendo divelto il guardaride sulle 45, gli verranno pure debitati i danni del rifacimento del guardaride. È mai possibile una cosa del genere? Io dico, porca miseria, l'impiegato di banca che sta là, chiamai tutti, è una mina, si mette paura, prende un infarto, muore, morto bianca sul lavoro, perché ha avuto paura della rapina del morto. Il quotatore di olivi, tanto davanti a tanti olivi adesso, che sta su a potare olivo, sta sotto con un quotatore telescopico, taglia un ramo, gli cade in testa, nonostante al caschetto, gli spacca la faccia in due e muore, lui c'ha morte bianca sul lavoro! Porca miseria! Perché stava facendo il lavoro che era pagato, potare gli olivi. Io sono pagato per guidare, e se faccio un incidente e muoio non sono riconosciuto morte bianca sul lavoro, e in pochi lo sanno. Io mi ero messo in mezzo a una pseudo associazione di autisti fatti dagli autisti per gli autisti per combattere questa problematica qua, non l'hanno manco questa considerazione, e poi tipo dopo è fallita. Da 3, 4, 500 autisti che eravamo segnati in 3 anni sono finiti a 650. Adesso hanno chiuso, sto facendo altri cazzi e mazzi che non mi interessa a me. Ma vi rendete conto? Io prego, io vorrei
nel mio cuore che ci fosse qualcuno che visita questo canaletto mio, che possa avere una piccola voce in capitolo, portare questo problema alla ribalta. Io ho scritto a tutti, nel regno, il coso, quell'altro, fuori dal coro, a tutti ho scritto. Mettendo le specifiche motivi, i problemi che abbiamo, ma nessuno li prende in considerazione. Io spero vivamente che ci sia qualcuno che se questo è una lettera di un disperato autista che si diverte in andare a cazzarare così, ma questo è un video serio, molto serio, e ci faccio sapere. A me mi hanno detto, no, ma non è vero, perché se tu fai un incidente, quando finisci dal lavoro e vai a casa, da casa vai al lavoro, ti paga l'infortunio. Certo che paga l'infortunio, se mi faccio male, ma se muoio non me lo paga l'infortunio. E questa cosa in poche persone lo sanno, in poche persone lo sanno questa cosa qua. È un fatto eclatante questo, mi pare. Perché vedi, ripeto, non dico le cazzate io, ma ogni volta che accendo il televisore, oggi 4 morti bianche sul lavoro, contadina si ribalta, operaio che ha scambiato in palcatura, mulettista gli si riparte il muletto, guardatore d'olivi che ha scambiato l'olio e muore. E poi a 27 marzo dal momento 5 persone morte, di 3 camionisti. Ma non dicono quei 3 camionisti sono morti, sono morte bianca, perché a coloro che dovrebbe non gliene frega niente, non gliene frega niente. È questo il fatto. Scusatemi per lo sfogo, scusatemi a volte se ho perso la mia pazienza, sono alzato la voce, ho detto qualche parolaccia. Chiedo umilmente scusa a tutti quanti. Io vorrei tanto che questo video di 13-15 minuti cadesse in mano a qualcuno che non mi denunciasse, possibilmente, e fare in modo di innescare un iter che pure se è un camionista nel suo, quando sta lavorando, perché il camionista lavora quando guida, perché io faccio un esempio e chiudo. Non ho la vasca, ho il centinato. Se io mi faccio male mentre scarico il camion, a me mi fanno un bucio di mazzo così, non guardare mai, ma guarda le braccia, perché l'autista è esonerato dal caricare e scaricare. Vuole stare in panchina di carico a controllare se gli addetti caricano e scaricano perfettamente bene la merce, ma tu, camionista, autista, non puoi toccare niente, che se ti fa male non ti paga nessuno, non ti paga. Però quando io guido e disgraziatamente faccio un incidente e muoio, lì il profeta, il comandante con la cappa, è morta per incidente stradale. Cosa stava facendo? Stava guidando la moto? Stava guidando EcoCart? Stava guidando un SUV? Quad? No, stava rientrando a Roma col camion. Scusate, a lei è morto in bianco sul lavoro. No, incidente. Ragazzi, io spero che questo video possa cadere in mano a qualcuno e lo possa portare alla ribalta. Autorizza a farlo girare su tutti i canali, su tutto. Io non ho problemi, non mi ascolto davanti a niente, davanti a nessuno. Non l'ho mai fatto in 56 anni e manca adesso lo farò. È una cosa che va portato alla ribalta. Scusate la lungaggine, scusatemi tutto, buon giorno a tutti. Elia il profeta, comandante della K, vi saluta. Ciao.